Chi siamo? Da dove veniamo? Perché ci meravigliamo? Queste sono alcune delle domande che ci accompagnano nel corso della nostra vita e alle quali cerchiamo costantemente delle risposte. Ritrovati amici a Filosofando. Lo so, è da tanto che aspettavate, ma in questo nuovo viaggio serve curiosità. Stimolare la curiosità, perché sin dai primi momenti della nostra esistenza esploriamo il mondo circostante attraverso i cinque sensi. Diamo un senso alle cose, voliamo con l'immaginazione. Comunichiamo noi stessi al mondo. Sperimentiamo. E così abbiamo scoperto il fuoco. Ci siamo evoluti. Abbiamo costruito grattacieli, strade e dato vita alla tecnologia. Abbiamo scritto la storia. Ma a volte ci dimentichiamo che l'Homo sapiens non si è affatto evoluto nei canyon di cemento e nelle città densamente edificate, ma nei propri habitat naturali. Nei quali prevalevano piante e animali, fiumi, montagne, laghi, colline e foreste. Gli esseri umani sono predisposti biologicamente a ricercare il contatto con le forme naturali. La natura è quell'insieme delle cose che nascono e divengono, proprio come noi. Tra i vari temi affrontati in filosofia, il rapporto tra uomo e natura è uno dei più ampi. Ad esempio, gli stoici concepivano la natura come totalità autosufficiente, contenente in modo intrinseco il suo principio attivo, non identificabile comunque con la natura stessa, ma presentato come anima del mondo, principio vivificante, ragione. Per Aristotele, diversamente da Platone, la natura è la sola concreta realtà, tangibile, e deve essere studiata per quello che è, mentre per Spinoza esprime un'identificazione perfetta di Dio-natura. Se in principio era concepita come regina sovrana, di cui l'uomo doveva essere succube, la natura viene rivalutata secondo un'accezione positiva. Attraverso questa l'uomo può ritrovare se stesso e vivere in equilibrio con tutto ciò che lo circonda. Abbiamo bisogno del contatto con la natura. La natura ci guida, ci accoglie, ci abbraccia, ci parla. Ascoltiamola, sfruttiamo questa occasione. Secondo il biologo Edward Wilson, non si può vivere una vita sana e completa lontano dalla natura. Quello che spesso tendiamo a dimenticare è che dipendiamo dal suolo, dalla madre terra. Le condizioni atmosferiche, il sole, le piante sono qualcosa di assolutamente fondamentali per noi e che nella nostra evoluzione ci siamo sviluppati insieme a loro, come coevolventi. Dal punto di vista evoluzionistico, la natura è la nostra casa. Siamo interconnessi con lei.
proprio come gli abitanti di Pandora nel film Avatar. Stiamo parlando dell'effetto biofilia. Questa attrazione naturale dell'uomo per la natura, secondo Erich Fromm, si tratta dell'amore per la natura, per tutto ciò che è vivo. Il termine biofilia, infatti, letteralmente significa amore per la vita. Quel senso di benessere che si prova dinanzi ad un paesaggio naturale. Questo perché nella natura, soprattutto nei boschi, possiamo respirare particolari organismi che fanno bene al nostro corpo, per non parlare dell'effetto terapeutico ha sulla nostra mente. Rilassati, abbandonati. Dobbiamo iniziare a percorrere strade differenti, a ritrovare l'equilibrio perduto, esplorare orizzonti dimenticati. A causa del continuo correre chiassoso a cui siamo costantemente abituati. E allora torniamo a lei, alla natura, che è lì per noi, che ci insegna ad affrontare le difficoltà. Torniamo a vedere, torniamo a sentire. In questi giorni di caos e paura, lei ci sta chiamando, ci vuole guidare per tornare ad essere un'unica entità che vive. Respira, spetta a noi riaccendere la biofilia.